il gatto selvatico nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Faltorone Campigna. Domenica 11 è andato in onda sul TGR Emilia Romagna e su Rai News un servizio sul gatto selvatico effettuato dal giornalista Rai Samuele Amadori qui nel territorio del parco. Allora, visto che ho fatto un intervento in quel servizio, vi do alcune spiegazioni, poiché c'è stato parecchio interesse, tanti commenti sui social e via dicendo. Quindi intanto dico una cosa: in un servizio di 1:30, come era quello che è andato in onda al TGR e che si rivolge a un pubblico generalista, ovvero non a degli specialisti del settore, è ovvio che si possono dare un numero ristretto di informazioni. Ci sono studiosi che studiano il gatto selvatico da decenni e non si può certo sintetizzare in 1:30 tutta la storia degli studi relativi al gatto selvatico. Questo è il motivo per cui vengono fatte in un servizio simile delle semplificazioni. Non si possono dare tutte le informazioni, anche perché chi è specialista non le va certo a cercare in un servizio del TGR, ma le ricerca nelle università o in luoghi o nei convegni dove fanno questi studi, insomma. Quindi, rivolgendosi a non esperti, si è cercato di dare un numero corretto di informazioni. Il gatto selvatico nel nostro territorio è presente, è stato accertato da varie ricerche condotte dal Parco Nazionale e dagli enti preposti. La prima constatazione della sua presenza è stata nei primi anni 2000 da parte dell'allora Corpo Forestale dello Stato. Successivamente sono stati fatti degli studi. Tenete conto che in quegli anni, quindi circa 20 anni fa, la presenza del gatto selvatico era accertata più a sud nel nostro Appennino, mentre qui da noi c'era stata una sola segnalazione sul Monte Carpegna. Quindi fu un avvistamento di una certa importanza, perché andando a riguardare le mappe di quell'epoca di distribuzione del felino si vedeva come arrivassero a circa 100 km sotto il nostro territorio più a sud. Successivamente, grazie agli studi, è stata appurata la presenza del gatto selvatico nel parco tramite appunto degli studi scientifici in alcune fototrappole che sono state pubblicate si vede in cui viene fotografato il gatto e vengono presi dei campioni. Questo perché la certezza di trovarsi davanti a un Felis silvestris silvestris, quindi il gatto selvatico europeo, la si ha solo con l'indagine genetica, ripeto, solo ed esclusivamente con l'indagine genetica, che è stata fatta e è stata accertata appunto la presenza del gatto selvatico nel parco. Ce lo si aspettava, perché questo animale predilige gli ambienti forestali e trovandosi in uno degli ambienti forestali più pregiati d'Europa e del mondo, ovviamente era abbastanza naturale che questo predatore fosse qui presente, un predatore principalmente notturno. Il gatto selvatico attualmente è presente in tutto il territorio del parco e in espansione verso nord, quindi rispetto a quelle tabelle, cartine che si facevano nei primi anni 2000, ora si vede come abbia colonizzato buona parte dell'Appennino, tutto il nostro parco, e appunto si stia espandendo verso nord. Ci sono anche delle altre metodologie di riconoscimento di cui si è fatto un breve cenno nel video, che è quello visivo. Ci sono, ovviamente sono valutazioni che vanno fatte da degli esperti, quindi non è che basti guardare una foto, trovare alcune caratteristiche e si dice ecco, ci troviamo davanti a un gatto selvatico. No, ci sono queste appunto categorie
all'interno delle quali, se si presentano tutte le caratteristiche visive dell'animale, si può avere una certezza fino al 90% di trovarsi davanti a un Felis silvestris. Ovviamente la certezza al 100% la si ha solo con indagine genetica che, come detto, è stata fatta nel Parco Nazionale e si è appurata la presenza del gatto selvatico. Ecco, quindi questi qui sono i chiarimenti che volevo dire rispetto al servizio che è andato in onda ieri sera sulla Rai e di cui ho messo il link e ve lo rimetto qui sotto nei commenti. Un saluto.